Credo che il fascino della resistenza, come dire, sia concentrato soprattutto all'inizio, in questo inizio dell'8 settembre del 43. Sono sempre rimasto affascinato da questa dimensione di questo crollo verticale dello Stato totalitario. E in quel crollo quello che si perde sono 20 anni di un progetto totalitario all'interno del quale tu potevi soltanto obbedire o credere o combattere. Insomma, l'idea era quella di principi e di valori che erano la gerarchia, la disciplina, l'obbedienza. Ecco, di colpo tutto questo sparisce e lo Stato totalitario che ti aveva espropriato della tua sovranità individuale, che provvedeva a te dalla culla alla tomba, che ti aveva costretto per 20 anni a dire soltanto sì o no, senza nessuna possibilità di argomentare le tue posizioni, di esprimere le tue posizioni, quello stato scompare di colpo e tu ti ritrovi di fronte a te stesso, alla tua coscienza, a dover valutare i più e i meno della tua biografia. È un momento veramente che nella storia si presenta poche volte. E quindi in quella scintilla, in quell'istante in cui tu devi superare una linea, la linea che fa di te un partigiano o meno, la linea che fa di te un uomo impegnato o meno, e lì veramente c'è qualcosa di magico. Io credo che lì ci sia da parte della resistenza la proposta della possibilità degli individui di riappropriarsi della propria sovranità e di fare sì che questa sovranità non diventi arbitrio, non diventi una libertà senza progetto, ma venga incanalato dentro un potere costituente complessivo, collettivo, che poi è quello che porterà alla Costituzione. Io credo che la Costituzione, prima di essere la Costituzione dei partiti, è stata la Costituzione degli individui, di questi individui che con quel gesto si riappropriarono della loro sovranità e diventando partigiani posero le basi per un'Italia che poi è quella in cui viviamo ancora oggi.